sono finalmente siamo arrivati a Trento, avevamo tentato l'anno scorso. Dopo Venezia e Treviso, il tour della transizione ecologica continua a Trento per Gorent, l'azienda fiorentina da anni impegnata nel noleggio di veicoli elettrici per l'igiene urbana. Per quello che è la nuova edizione del Roadshow 2022, puliamo la tua piazza. Sì, io vedo due motori, vedo i motori di un'economia che ha capito che dobbiamo correre verso la transizione per ridurre l'impatto, per migliorare anche le condizioni di lavoro, perché qua non si tratta soltanto di ridurre l'impatto ambientale. E poi c'è un'altra parte della società ancora che sta ballando con la musica sul Titanic, perché non si sono resi conto che il mondo sta cambiando. Noi stiamo cercando di portare sulle piazze italiane questa testimonianza per far sì che tutti siano consapevoli che il cambiamento è in atto. Un incontro con le istituzioni della provincia autonoma di Trento che hanno provato sul campo i mezzi elettrici. Allora, è stata un'esperienza straordinaria perché comunque il camion, anche mi spiegavano anche di quanto era il peso comunque anche da vuoto senza i rifiuti presenti sulla parte posteriore, in realtà era silenziosissimo. In tutto questo però c'è ancora tanto da fare. L'Italia rimane fanalino di coda nella transizione elettrica in Europa. E effettivamente ci sono molti timori, soprattutto sull'autonomia dei mezzi, ecco, quello è importante. Però vediamo che negli anni progressivamente la tecnologia ci viene incontro e c'è un miglioramento, quindi siamo fiduciosi, insomma, per il futuro. Con la formula del noleggio, questo proprio è l'aiuto che ci serve per partire con questi tipi di sistemi. Ultimissima cosa, a volte ci sono un po' di critiche sui soldi della transizione ecologica, vengono dati per altro, si vada nella giusta direzione o qualcosa va cambiato? È un po' complesso ancora, cioè se ne sente parlare, ma già noi imprenditori facciamo fatica a capire in quale maniera possiamo mettere a terra tutta questa massa di denaro che arriva per la transizione.